partecipare al bando per una casa, per esempio, non lo possono fare, perché sono due strade. Lui mi ha detto, guarda, tanto mi sposo, un giorno che mi sposo, si racconta questa vicenda in modo da fare un esempio per tutti, spiegando quanti problemi abbiamo dovuto affrontare. E lui ha voluto, perché dice, io dice, sono omosessuale da nascita, sono nato così, io e mio compagno. Non ho nessun problema a raccontarla con i nomi, per cui la raccontiamo e creiamo un problema, un caso che valga per tutti. Per questo è nato questo articolo di ieri, è nato proprio per l'amicizia di queste due persone che volevano dare una mano a tantissime altre coppie, due uomini, due donne, o anche uomo e donna che non sono sposati, perché la situazione vale anche per uomo e donna che non sono sposati. Un esempio limite, due anziani vedovi. Un esempio, un maschio e una donna a 70 anni che decidono di stare insieme per farsi compagnia, perché si può fare anche questo, non possono, non hanno nessun riconoscimento di coppia, cioè non possono chiedere la casa popolare, non possono fare un sacco di cose, per cui non pensiamo solo ai due maschi o alle due donne, pensiamo anche a un caso molto più semplice, due anziani che girano invece di stare da soli la sera sul divano, si guarda la televisione insieme, questi due non possono accedere a nulla. A nulla. Per cui la coppia di fatto, secondo me, è una cosa che perlomeno qualche diritto civile, lasciamo perdere la parte religiosa, il Papa si è incazzato subito ieri. Spero che non sia per gli articoli. Vabbè, a parte questo, loro hanno voluto proprio consapevolmente, con i propri nomi, dice ci si mette la faccia, però si racconta che problema si è avuto. Per cui è nata questa intervista. È chiaro che nel momento in cui racconti una cosa così forte, giornalisticamente e vi dico anche commercialmente, perché il giornale è una SPA, cioè il giornale vende giornali, il macellaio vende la carne, il giornale vende giornali, per cui è normale che nel momento in cui ho una cosa così forte, di così impatto, ci faccio anche la locandina, è normale, cioè sarebbe commercialmente folle avere una notizia così importante e poi non mettere la locandina, è come uno che gli arriva al macellaio, che gli arriva la carne fresca e lo scrive sulla vetrina, oggi carne fresca, se sta zitto è scemo, cioè non so se avete capito. L'intervento infatti era volto a sottolineare un aspetto, cioè il fatto che spesso gli esponenti della comunità gay vorrebbero riconosciuti oltre ai loro diritti anche il diritto a essere normali, e quindi a non dover essere continuamente al centro dell'attenzione. Per questo ritengo che una notizia così sia stata molto importante e sicuramente ha avuto rilevanza, insomma, che sia stata messa in locandina, però messa a caratteri cubitali come notizia principale mi ha fatto molto effetto personalmente. Sì, ha fatto effetto, però qual è il problema? Che loro vogliono essere normali ma vivono in un paese che non li rende normali. Perché purtroppo vivono in un paese in cui non hanno alcun diritto, mentre a New York ci si sposa tranquillamente, la signora che l'ha sposata ha un sito internet in cui dice io sono una che sposa le coppie gay, e c'ha il sito internet, la contatti e lei ti sposa. Il problema vero è che in Italia non sono normali perché le leggi non gli consentono di essere. Ma cosa si sta muovendo anche qui da noi? Perché non so se è vero, penso di sì, il dirigente dell'acquedotto di Siena, l'acquedotto del Fiero, ha dato una licenza matrimoniale a una coppia gay che appunto si è sposata, ha dato la licenza prevista dei 15 giorni. Era vostra la notizia, era sulla, non mi ricordo se era su... Non te lo so dire questo, però... No, no, e questo è importante secondo me. La gente purtroppo in Italia è costretta ad andare a fare questa cosa all'estero perché in Italia non può farlo, poi partono delle battaglie legali in Italia per vedersi riconosciuti in Italia quei diritti che all'estero sono normali, per cui ecco l'articolo, la locandina aveva uno scopo generale, non era legato alla pruderia dei due uomini che stanno insieme, anche perché a 25 anni che stanno insieme, loro due lo sanno tutti, insomma, non è una cosa più o meno ti ha detto quella che ti hanno detto io, perché c'è sia l'aspetto mondiale che chiaramente l'aspetto da investire tutta una serie di cose e va affrontata in un certo modo, però è un minimo di inquadramento legale. Che a parte il discorso qui sia fondamentale per tutti quanti coloro che non decidono, insomma. Certo, non è così semplice, diciamo, poter affrontare, anche perché sì, ma in America però poi bisogna vedere, questi in America quali diritti riconosce, cosa ti ha riconosciuto,
e il fatto solo di sposarsi, ci sono tanti vanno anche a Las Vegas, uomini e donne si sposano, persone, e poi in Italia sono condannate per bigamia, oltretutto, perché fra cui anche persone che conosco gli è successo. C'è un caso. Quindi voglio... bisogna vedere qual è la finalità, cioè a cosa deve tendere questa, diciamo, unione fra, perché sono coppie di fatto, quali sono i diritti che vanno. Anche perché poi si rischia di scatenare delle battaglie legali spiacevoli. Infatti, l'ultimo caso, poi si va via perché credo che ci vogliono andare via. Un'ultima cosa, il fatto di cronaca è avvenuto qualche mese fa, due ragazze in moto scendendo da Roccastrada, una delle due è morta in un incidente. Queste due stavano insieme, vivevano insieme. Allora, l'altra è stata dalla famiglia di una cacciata subito dalla casa. E è partita una battaglia legale pazzesca per avere tre lire di eredità, perché queste due stavano insieme da tanto, ma non c'era nulla fra le due di legale. Per cui la famiglia dell'una si sta scontrando, sta venendo fuori un caos legale, proprio perché manca una normativa elementare, ma di base, su 3-4 diritti. Io non dico che deve essere equiparato al matrimonio tout court, matrimonio religioso, qui si fa in tantissimi... Però in quel caso Porcioletto, c'è una bambina nel mezzo... È un casino, vabbè. Comunque, avete visto la conferma quando si diceva prima che ormai viviamo in un grande fratello, cioè basta mettere su Facebook, lui è venuto direttamente a darvi la risposta. Quindi ormai la comunicazione si fa veramente a 300. Pure uno non ci si scrive per niente. Va bene per tutti se metto il like nel video? Va bene? Sul mio profilo Facebook c'è anche il telefono. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.